Bene, ricominciamo la lezione del pomeriggio. Allora, oggi pomeriggio, come detto, facciamo qualche esercizio relativo alla parte audio. Approfondisco eventualmente cose che mi chiedete, che magari sulla parte, su stamattina ho tirato un po' via e magari non sono stato chiaro, quindi se avete dubbi o qualcosa che volete che vi spieghi meglio, scrivetemelo o me lo dite. Intanto io inizio con alcuni esercizi. In particolare, come vi dicevo, partiremo dagli esempi che io vi ho condiviso e quindi dagli esempi che trovate sotto nella cartella condivisa di Drive, sotto cartella Sketch. Esempi corso audio. Quindi diciamo che principalmente oggi pomeriggio partiremo da questi. Poi il primo esercizio che facciamo è mandare in play un file audio in loop e modificarne la velocità di riproduzione in funzione della posizione X del mouse. Vuol dire che spostandomi a destra e a sinistra devo far andare la velocità di riproduzione del file audio, aumentarla o diminuirla. Quindi per fare ciò partiamo ad esempio che si chiama File Audio, che tra l'altro contiene già il file audio di caricamento di esempio, quindi facciamo play, sì, play, ciao. Clicchiamo due volte sullo sketch per caricarlo. Se per caso non avete il collegamento diretto, perché non è detto che voi cliccando due volte si apra Processing, ma vi viene chiesto con cosa aprire questo programma. Voi andate a selezionare Processing e poi dopo impostate anche l'opzione per far sì che questo avvenga sempre in automatico. Di solito avviene così quando la prima volta che eseguite un file che lui non sa cosa sia. Lui inteso il computer, il sistema operativo. Ah, questo era l'esempio del file audio. Ora io lo salvo come Save As, esercizio 5.1. Togliamo un po' di cose, ci lasciamo solo le cose che ci interessano. Vediamo anche queste cose qua. Allora, quello che noi dobbiamo andare a modificare fondamentalmente ce l'abbiamo già qua, ed è la velocità in funzione della X. Allora, la coordinata X del mouse ce l'abbiamo attraverso la variabile di sistema che si chiama mouseX. La velocità del file si va a modificare attraverso l'opzione rate. Quindi in rate cosa devo passargli? Devo passargli un valore relativo al fattore moltiplicativo di riproduzione. Passandogli 1, lui manderà il file audio in riproduzione a velocità 1, quindi normale. Con un valore superiore a 1 il file verrà riprodotto più velocemente, con un valore inferiore a 1 verrà riprodotto più piano. Io lo voglio riprodurre in funzione della coordinata del mouse e quindi vado a fare questa operazione qua, che è quella in realtà che c'era già nell'esempio. Quindi non si fa altro che decommentare o addirittura usare l'esempio che già faceva questa cosa. Quindi soundFile, che è il nome della variabile che abbiamo creato, in cui dentro la quale abbiamo caricato il file audio. Rate.rate per variare la velocità e come valore di velocità usiamo la funzione map che abbiamo già usato. La funzione map ha 5 parametri.
Il primo è il valore che noi vogliamo andare, di cui vogliamo andare a modificare il range, perché map ha come obiettivo quello di trasformare un range di una variabile in un altro range. Che cos'è il range di una variabile? Se voi avete ad esempio la coordinata appunto del mouse, è un valore in pixel che va da 0 a un certo numero, che è il numero della dimensione della finestra, dello schermo. Quindi sarà, non so, 600, 800, in questo caso 640, visto che abbiamo qua impostato che la finestra sarà 640 per 360. Se fosse full screen sarebbe come tutta l'estensione del mio schermo. Quindi ha una variabilità che va da 0 a width, perché width è la variabile di sistema che invece mi ritorna la dimensione in pixel dell'immagine. Però la velocità di riproduzione non voglio che vada da 0 a anche semplicemente 640, perché vuol dire che lui andrebbe quasi sicuramente più veloce di 1, ma avrei poco controllo, sia perché comunque più veloce di una certa velocità non si capisce più niente. E poi soprattutto perché voglio una variabilità magari, non so, da meno 4 per a più 4 per, come in questo caso, da meno 10 per a più 10 per di velocità, spostandomi da destra a sinistra lungo la dimensione, la larghezza della finestra. Quindi devo riportare questa variabilità qua, della variabile mouse x, in una variabilità differente. E per farlo uso proprio questa funzione, map. Gli devo passare il valore che lui deve andare a, appunto, rimappare, quindi modificare, il range di variabilità che ha questo valore, quindi da 0 a width, appunto, e il nuovo range di variabilità. In questo caso è stato messo 0,25,4. Quindi da un quarto della velocità a 4 volte la velocità. Quindi vuol dire che quando sarò al centro dell'immagine circa, sarà a dovrebbe essere circa 1 per. Se qua ci fosse 0 sarebbe a 2 per, quindi l'1 per è circa un terzo, più o meno, diciamo, di corsa del, perché non è lineare qua adesso questo rapporto. Però diciamo che adesso a noi interessa poco. Comunque questo è il valore, lui quando io mi trovo con il mouse a 0, quindi nell'estremo sinistro della finestra, la velocità sarà 0,25 per, quindi un quarto. Quando mi troverò a destra, quindi nella parte estrema destra della finestra, sarà 4 per. Però proviamo con questo file audio. Quindi qua, come vedete, è molto lento, come sentite. Qui è quasi normale, qua accelerato e qua è circa 4 per. Vediamo se funziona una cosa. Allora, speech, file type.
volevo trovare un file audio di vedere se carica un file audio direttamente da internet. Questi non vanno bene. Vabbè, fa lo stesso. Allora, quindi così abbiamo modificato la velocità fondamentalmente di riproduzione del file audio. Ok, ora abbiamo, vediamo il secondo esercizio. Il secondo esercizio è un po' differente. Cosa dice? Dice di aprire un filmato e metterlo in play solo quando il volume è superiore alla soglia 0,5 ed in pausa quando è inferiore. Allora, per fare questo, vi dico quali sono i due esempi da cui bisogna partire e poi vi lascio fare a voi il resto, dopodiché lo facciamo insieme. Allora, il primo è microphone volume, dentro appunto gli esempi del corso audio. E lo metto qua. L'altro esempio aprirei semplicemente, banalmente, l'esempio che sta dentro libraries, video, movie, loop. Perché voi dovete mettere insieme questi due esempi, appunto. Uno che apre un file in loop non si riesco a metterlo, ok, l'ho fatta. Appunto, questo è l'esempio. Uno che apre il file video, l'altro che apre il microfono in ingresso e poi farei la modifica, porterei le modifiche porterei l'apertura del file video dentro l'esempio del microfono, dopodiché usare il volume rilevato, che è questo, per andare ad aprire appunto il filmato mettendolo in play solo quando il volume è superiore a 0,5. Ora vi lascio qualche minuto per farlo, vi lascio 5-10 minuti per provare a fare l'esercizio, quindi per provare a mettere insieme questi due esempi. Vi dico subito che non dovete copia-incollare tutto il codice di sinistra verso destra, ma solamente dovete unire le parti che non diciamo le parti uniche, quindi ovviamente size che va a ad esempio la funzione size che va a definire la dimensione della finestra andrà definita solo una volta, non va definita due volte, così come eventualmente background, per andare a impostare il background a un certo colore, eccetera, eccetera. Invece ad esempio import processing video e import processing sound ci vorranno entrambi.
Allora, mi chiedono per l'esame sul test di teoria. Allora, sì, di solito, come scritto, come già spiegato, l'esame è composto sia, diciamo, dal progetto che anche da un test teorico scritto. Solitamente un test a crocette che si fa persona. Quest'anno vedremo come farlo, non ho ancora deciso, barra capito come farlo più che altro, perché ovviamente se continueremo, diciamo così, come sembra, probabilmente lo farò online. Oppure lo toglierò, adesso non ho ancora capito bene che cosa, cioè, quali sono le possibilità, anche perché devo trovare uno strumento per poter fare il test, quindi in realtà non ho ancora una risposta, mi dispiace. Comunque sia, il test solitamente io lo faccio sempre a fine maggio, quindi c'è ancora un mese e mezzo prima di pensare al test, o comunque almeno un mese, perché poi dopo un paio di settimane per studiare ci vogliono e quindi c'è ancora un po', ecco, anche perché devo arrivare a spiegarvi un po' di teoria, in modo tale insomma da farvi domande poi sulla teoria che ho già spiegato. Dunque, stavo guardando che dentro, diciamo, il file audio da riprodurre. E quindi a questo punto immagino anche il file video eventualmente, è possibile mettere, così come nelle immagini, un link internet. Come ad esempio in questo caso dove c'è un file audio residente su Wikipedia e lui ovviamente lo scarica al momento, temporaneamente, però funziona. Quindi è interessante perché magari gli esempi li potrei fare usando questi link in modo tale da non mettere materiale multimediale da scaricare che solitamente appesantisce un po' tutta la cartella degli sketch. Adesso faccio un test anche sul video.
Allora, come va? Siete riusciti a fare qualcosa? Finisco di cercare il file video online e poi dopo faccio l'esercizio. Sì, non c'è niente, dai. Allora, no, non YouTube. Che dovrebbe essere copy cavolo link qua. Allora vediamo se ce l'ho fatta. Questo dovrebbe essere un file MP4. Qua funziona, vediamo se funziona qua su processing. Non può caricare il file video, niente. Qua non gli piace. Peccato. E sui video non lo so, sembra che non funzioni mettere un link internet. Allora, torniamo a noi all'esercizio. L'esercizio diceva aprire un filmato e regolare, diciamo, il suo andamento in funzione del volume del microfono. Allora, il volume del microfono ce l'abbiamo attraverso l'esempio microphone volume.
Parto da questo esempio per andare a creare il mio esercizio. Esercizio 5-2 con la Z. Bene. Poi andiamo a togliere le cose che non servono anche qua. Togliamo questo, togliamo tutta la parte di visualizzazione. Fino qua. Teniamo solamente vol medio, che è il calcolo per calcolare il volume medio. Vediamo anche questo che è sempre visualizzazione, mentre qua noi interessa questo esercizio solo il volume del microfono. In più facciamo un'altra cosa, mettiamo qua il microfono al massimo. Non vogliamo che sia regolato in funzione del mouse, la sensibilità del microfono, ma lo mettiamo al massimo direttamente dentro setup. Bene, dobbiamo andare ad aggiungere la gestione del video, quindi importiamo la libreria che apre il video, quindi copio questa cartella, creiamo la variabile che servirà per andare a memorizzare il filmato, la dimensione 640x360 la lasciamo identica, tra l'altro è la stessa, qua come background mettiamo 0, e andiamo a caricare il filmato senza metterlo però in play. Il filmato lo carichiamo qua, è uguale, lo possiamo caricare prima o dopo la parte audio, non è fondamentale. L'importante è che lo carichiamo. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo avere una variabile che ci dice se il file è in esecuzione, full, playing uguale a false. Scusate, boolean è il tipo giusto. Quindi questo è una variabile di tipo booleano. Scale secondo me non esiste più, o c'è ancora? No, esatto. È una variabile che mi dice se il file video è in riproduzione. Video, anzi, la chiamo video is playing, anzi movie, che è più corretto visto che si chiama movie. Movie is playing. Se è false vuol dire che non è in riproduzione, se è true è in riproduzione. Quindi quello che facciamo è aggiungere qua in fondo if vol medio maggiore di 0,5 e punto esclamativo movies playing, che significa che verifica che movies playing è false, perché punto esclamativo è la negazione. La variabile movies playing è un booleano, quindi può valere o true o false. Noi vogliamo che entri qua dentro quando questa è false. Per cui se lo lasciamo così, entra dentro solo se questo è true, cioè è vero. Se anteponiamo alla variabile booleana un punto esclamativo, lui entra dentro questa funzione solo se movies playing è false. Qua dobbiamo mettere image movie in fondo, lo mettiamo, serve per andare. Qua dobbiamo mettere la condizione per far partire il filmato, quindi movie punto play punto, sì, punto loop, forse punto loop è più corretto, e movies playing
Uguale a true. Poi ci vuole un'altra condizione, subito sotto else, se il volume è minore, perché dice che deve essere in play quando è superiore a 0,5 e in pausa quando è inferiore. Quindi se il volume è inferiore a 0,5 e move is playing, quindi è in riproduzione, allora movie, punto, non loop, ma pause. C'era e movie display uguale a false. In fondo abbiamo la variabile, scusate, la variabile, la funzione per visualizzare l'immagine. Questa c'è sempre. Manca l'ultima cosa, cioè la funzione per andare ad avanzare il frame. Questa vedete, la copio e incollo io. Provo a vedere se funziona. Ok, non trovo il file, ovviamente, transit.mov. Barack Obama. Vedete, trovo un altro file video online, ma vedere se usare un file video online mi sarebbe piaciuto. Scusate. Adesso trovo un file tag. Oh, forse ho trovato qualcosa. Allora. Vediamo se questo link gli piace. No? Neanche questo.
Niente, allora carico il file video che c'era in questo sketch qua. Quindi vado nella cartella dell'esempio loop e poi vado a selezionare. Usiamo questo microdance almeno per cambiare un po'. Anzi, ancora meglio, questo microdance io ce l'ho in. Il video c'ho dentro la cartella media a microdance.ag, infatti. Ok, allora usiamo questo, vediamo se la facciamo. Quindi il file è in punto 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 microdance.av. Vediamo se è fatto abbastanza punti, no. Allora, torniamo a vedere. 1, 2, 3. Vabbè, manca la cartella media, ovviamente, prima di microdance.av. Prima ad aggiungere un altro punto punto. Sembra quasi che gli piaccia. Prova, 1, 2, 3, prova. Allora, adesso in realtà non stiamo visualizzando neanche il volume, quindi non sappiamo come si sta comportando. Magari facciamo così. Scriviamo qua in fondo print ln vol medio, in modo tale che lui stampa qua sotto, nella parte nera, il volume che lui sta rilevando. Prova, 1, 2, 3, prova, bla 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 bla. Come vedete, il volume è molto più basso di 0,5. Infatti, la soglia, come vi dicevo, dipende dal vostro microfono che state utilizzando. In questo modo, stampandolo, io so che con il microfono che sto usando, alla distanza a cui lo sto usando, 0,5 è irraggiungibile. Addirittura, mentre parlo, il volume è 0,01, 0,02. E quando sto zitto 0,025, quindi io metterò una soglia di 0,05. Prova, 1, 2, 3, prova, bla 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 bla. Magari facciamo anche così, facciamo anche che stampiamo questa variabile movie is playing. Prova, 1, 2, 3, prova, bla 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 bla. Prova, 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 prova. Ci vuole un altro zero, scusate. Prova, 1, 2, 3, prova, bla 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 bla. E ci vuole in realtà poi due zeri anche qua, altrimenti non va mai in play. Infatti è più corretto fare così. Float, soglia, volume, uguale a 0,005. Metterla qua in modo tale che se dovessi rimodificarla, la modifico solo una volta e non mi sbaglio più. Prova, 1, 2, 3, prova. Bla 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 bla. Adesso puoi andare avanti. Vedete, mentre parlo il video scorre normalmente. Quando smetto di parlare il video si interrompe. Ed ecco fatto.
Quindi quello che abbiamo dovuto però fare è modificare la soglia, perché il microfono non raccoglieva sufficiente volume. Se io provo a prendere il microfono, che non mi ricordo, vediamo se è questo. Sì, mi sembra di sì. È questo qua della webcam. Tra l'altro è un microfono questo che arriva a 0,5 come massima ampiezza. Eventualmente quello che potrei provare a fare è aumentare il gain di 10. Vediamo cosa succede così. Non so se funziona. No, infatti non funziona perché oltre l'1 non lo amplifica più. Quindi in questo caso, ad esempio, per questo microfono la soglia corretta non sarebbe 0,5, ma è esattamente questo valore molto molto piccolo, 0,005. Come vedete funziona correttamente. Se mi allontanassi dall'installazione, quindi dal microfono, e quindi la zona di lavoro cambia, è necessario fare dei test. Voi dovete mettere questa soglia, questo numero che adesso qua è evidenziato in giallo, che è la soglia di funzionamento, deve essere più o meno a metà tra il rumore ambientale, quindi quello che rileva il microfono quando io non parlo, non so se si vede, ma il valore è circa 0,0025, e quando uno parla normalmente, che il cui volume, se noi andiamo a guardare qua, è un po' sopra, è almeno 0,1. Quindi a metà tra 0,25 e 0,01, non è neanche 0,5, ma è più o meno 0,6. Quindi potrei alzare addirittura un po' questa soglia. Comunque l'indicazione è più o meno a metà tra il rumore e il minimo del parlato. Se voi avete un rumore di fondo che è più o meno uguale al parlato, allora non funziona. Ovviamente voi dovete andare a modificare qualcosa, ad esempio prendere un microfono panoramico, oppure un microfono direzionale invece che panoramico, quindi che non prenda su troppo rumore di fondo. E così via. Una modifica che potremmo fare a questo sketch è quello di andare a, come vedete, appena io smetto di parlare, che faccio una piccolissima pausa, lui si interrompe istantaneamente. Diciamo che potrei volere che questo succeda solo quando io non parlo per almeno n secondi, quindi non so, 5-10 secondi, e appena parlo lui riparte. Quindi potrei mettere un timer che conta quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho parlato. Come si fa per fare questo? Devo inserire una variabile aggiuntiva. Dunque, millis, non mi ricordo cosa restituisce, c'è interi oppure... Allora, millis, bisogna usare la funzione millis. Cosa fa la funzione millis? La funzione millis va a restituire il numero di millisecondi che sono passati da quando quando lo sketch è stato avviato con il tasto play, quindi da quando sono in run. Quindi io mi vado a segnare vado a creare una variabile aggiuntiva che chiamo ad esempio cronometro, anzi è più corretto chiamarla tempo
speech, il tempo da quando ho parlato, quando vado, quando il volume, diciamo, fare questo devo andare a fare anche esatto, quando il volume supera una certa soglia, tolgo questa condizione. Quindi qua vado a modificare questa condizione qua. E la metto qua, mi vado a spezzare quell'if che sopra avevo concatenato con l'end, in modo tale che se il volume è superiore alla soglia, comunque lui mi aggiorna tempo speech con il numero di millisecondi da quando è partito lo sketch, ma mi va a mandare in play il filmato solo se non è già in play, ovviamente. Questo per evitare che di dare dei comandi non corretti. Facendo così, io dall'ultima volta che ho parlato è partito, mi sono segnato il tempo cui ero attraverso Millis. Contate che Millis è appunto un cronometro. Se io qua lo visualizzo, faccio text in Millis, virgola 10, e faccio ripartire tutto. In alto a sinistra vedete che mi visualizza il tempo da quando lo sketch è partito. Vedete, è in millisecondi, quindi adesso è 12.000, 13.000, eccetera, eccetera. Quindi io qua mi segno l'ultima volta che ho parlato. Che condizione quindi devo aggiungere qua? Che il volume sia sotto la soglia, che non sono, cioè che sono in play, e che siano passati almeno 5 secondi, facciamo. Quindi e millis meno tempo speech sia superiore a 5.000. Che cosa ho fatto qua? Gli ho detto calcola la differenza tra il tempo attuale, che ovviamente sarà superiore a tempo speech, perché tempo speech millis è un valore che continua sempre a crescere, perché è il numero di millisecondi da quando sono in run, per cui ogni millisecondo cresce di 1. Quando sto parlando, io mi memorizzo l'ultima volta che ho parlato, se la differenza tra il tempo attuale e il tempo che mi ero segnato è superiore a 5.000, vuol dire che sono passati 5 secondi dall'ultima volta che ho parlato. E allora posso mettere in pausa e mettere la variabile false. Se per caso prima di quei 5 secondi torno a parlare, il cronometro viene azzerato, cioè viene di nuovo settato, quindi la differenza tecnicamente tornando qua farà 0 circa. Proviamolo. Ora inizio a parlare e solo se smetto di parlare per almeno 5 secondi, 1, 2, 3, vede, non si sta fermando. Ecco, adesso si era fermato solo perché mi ero stoppato io per 5 secondi. Prova, adesso lui è fermo. Ora vedete, si è fermato. Quindi questo è quanto. Allora, facciamo anche così. Scriviamo qua le cose. Più. Vol uguale a
Possiamo togliere questo println. Prova a scrivere in bianco. Ok, allora mettiamo background nero. Riproviamo. Prova 1, 2, 3. Vedete, qua adesso c'è il volume, qua c'è il tempo, qua mi dice se è in play o no. Adesso dovrei formattare correttamente queste stringhe, perché altrimenti qua si vede un po' male, però funziona correttamente, come potete vedere. E teoricamente questo è già un altro esempio di mini applicazione interattiva, in cui il volume è utilizzato come spartiacque tra il play del filmato e la pausa. Vi sto caricando già questo esempio qua, quindi tra pochissimo dovreste trovarlo. Allora, ora quello che facciamo è disegniamo una linea con un volume, scusate, con una lunghezza, con un volume, con una lunghezza che dipende dal volume rilevato dal microfono. Quindi torniamo all'esempio precedente. Lo salvo con il nome 5.3. Poi quella parte del video che non serve più. Tutta la parte del video. Vi dicevo, tutta la parte del video. Anche queste due variabili qua, ok. Bene, qua abbiamo una linea, dobbiamo disegnare banalmente. E quindi line. Allora, scusate, disegniamo una linea orizzontale. Adesso qua io non l'ho specificato, però facciamola come ci pare, per cui orizzontale. La lunghezza della linea dipenderà dalla variabilità del volume. Quindi int lunghezza linea uguale a, uso la funzione map per andare a ridimensionare il volume medio, che teoricamente varia tra 0,1, anche se in alcuni microfoni, come ad esempio il mio, varia, arriva fino a 0,5, quindi eventualmente qua voi mettete 0,5 se volete, lo faccio variare tra 0 e width. A questo punto faccio una linea a partire da 0,8 mezzi. Allora, width, vi ricordo che è la larghezza della finestra, mentre 8 è l'altezza della finestra. Anzi, invece che usare una linea, a questo punto uso anche un rettangolo, quindi rect p.
devo indicare il punto in alto a sinistra e metto 0, 0, la larghezza della linea, scusate, la larghezza del rettangolo e uso la lunghezza della linea, mentre per l'altezza uso tutta l'altezza del mio della mia finestra. Dopodiché, vabbè, qua vado effettivamente, mi vado sempre a visualizzare il volume, che può essere interessante, però facciamo così perché tutto il resto non c'è più. Il rettangolo lo coloro di un colore a caso. Qui ci metto verde e blu. Mentre la scritta la mettiamo in nero. Proviamo. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, bla, 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 bla. Vedete che funziona. Ah, ecco cosa manca. Vedete qua, si vede benissimo. Manca la cancellazione del background. Altrimenti lui va sempre a disegnare sopra. Prova. 1, 2, 3, prova, bla, bla, bla. Quindi vuol dire che se il background lo faccio nero, questo lo devo fare bianco, altrimenti il volume non si leggerà mai. Prova, 1, 2, 3, prova, bla, 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 bla. Ecco fatto. Anche l'esercizio 3 è fatto. Quindi qua era solamente una questione di usare la funzione map per andare a creare la lunghezza della linea dipendente dal volume rilevato. Ah, come vedete, quando io vado a creare un nuovo esercizio, la prima cosa che faccio è o partire da, diciamo, da una pagina bianca, ma soprattutto, ma solo le prime volte lo facevo, adesso di solito parto da un esercizio, ma la prima cosa che faccio è salvare l'esercizio da cui parto con un nome diverso. Questo serve perché se per caso voglio fare delle modifiche e poi salvarle, non vado a sovrascrivere ovviamente l'esercizio precedente, ma eventuali versioni vecchie. Cosa vuol dire? Vuol dire che, cosa voglio dire anzi? Voglio dire che quando voi create un progetto e iniziate a fare delle modifiche, perché iniziate a integrare magari delle parti, come prima che abbiamo messo insieme la riproduzione di un video e appunto il rilevamento del volume del microfono, è necessario magari salvare delle versioni, quindi salvate la versione in cui il microfono funziona, dopodiché iniziate a mettere il video, però lo salvate con magari un numero di versione più uno, in modo tale che se per caso qualcosa non va, ritornate e non sapete più cosa fare, non avete idea di cosa c'è che non va, potete provare a ritornare a partire dalla versione precedente, che non è un foglio bianco, ma è poche modifiche fa. Più create delle modifiche, e vi consiglio di fare una modifica ogni volta che avete qualcosa che più o meno va, insomma, qualcosa che ha uno stadio, che ha un senso, non finito, perché altrimenti ovviamente non salvate mai, ma qualcosa che appunto, come ad esempio, partiamo da un esempio e lo salviamo con un nome. Iniziamo a fare delle modifiche, se vediamo che le modifiche hanno senso, salviamo con una seconda versione e così via. Tutte le volte che iniziate le modifiche, salvate con un nuovo nome, in modo tale che la versione vecchia rimane sempre salvata di backup da qualche parte.
Allora, qua l'esempio 4 in realtà è effettivamente molto banale, molto simile al primo, dice di variare il background in funzione del volume. Partendo sempre da questo esercizio, è molto più banale perché posso cancellare tutta questa parte qua. Posso lasciare la scritta magari del volume, ecco, quindi cancello queste tre righe qua e se volume medio maggiore di 0.01, perché ho visto che la mia soglia del volume è 0.01, allora background vale questo che è il colore verde, altrimenti il background è questo che è il colore blu, ad esempio. Prova, 1, 2, 3, prova, e come vedete funziona correttamente. Il volume medio, perché venga raggiunto, bisogna aspettare un po', oppure devo parlare un pochino più forte, oppure abbasso un po' questa soglia, la metto a 0.05 come era prima, forse era più corretta, ecco, infatti vedete che adesso mentre parlo rimane verde e diventa blu appena smetto di parlare, e anche questo diciamo che è funzionante correttamente. Qua magari potrei mettere un testo un pochino più grande. Non mi ricordo mai la dimensione del testo, text size. Ok, direi che adesso è un pochino più visibile. Prova, 1, 2, 3, prova, bla 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 bla. Salviamo, ok, e quindi anche questo è fatto. Allora, abbiamo fatto questo esercizio in realtà solo sul volume. Ma questo perché? Perché in realtà è la parte fondamentale, cioè il rilevamento del volume è quella caratteristica dell'ambiente che io voglio eventualmente rilevare per fare un'acquisizione. La tonalità, come dicevo prima, è un po' più particolare da utilizzare. Io ve l'ho messa giusto come per completezza, ma è effettivamente un dato molto instabile, perché riuscite a rilevare solo monotone stabili e quindi se provate a rilevare ad esempio il tono di una canzone, probabilmente avete un funzionamento che è quasi casuale, perché non riesce a rilevare, cioè perché comunque anche in una canzone la nota media cambia costantemente. Ora andiamo però a riaprire l'esempio del riconoscimento del testo usando la speak recognition. Quindi andiamo in esempi corso, speech recognition, vedere se c'è qualcos'altro, onda sinusoide fissa, ok. Apriamo SST WebSocket. Allora, SST WebSocket necessita intanto per funzionare di una libreria che si chiama appunto WebSocket. La libreria WebSocket, io non mi ricordo se è una libreria di default, quindi la andiamo a vedere subito. Andiamo sul sito di processing, facciamo libraries.
e cerchiamo web socket. Sì, se trovate qua la libreria, vuol dire che la libreria che state cercando è tra quelle installabili, per cui potete fare import add library, cercarla e la troverete appunto qua. Questa è la libreria. Per poter utilizzare questo sketch, quindi oltre a avere Chrome come browser di default, dovete installare anche la libreria WebSocket, che è quella che entrerà in comunicazione con la pagina web. Nel senso che tra di loro comunicano attraverso appunto un protocollo di rete, quindi con una socket, viene definita a livello informatico, che è un canale identificato da un IP e da una porta. L'IP è un indirizzo di rete del vostro computer in locale e la porta è l'indirizzo dell'applicazione. Perché ovviamente voi sul computer potete avere molte applicazioni che contemporaneamente vanno su internet e dovete capire quale di queste, con quale di queste bisogna comunicare. Quindi la porta è come l'indirizzo di casa. Uno, quindi l'IP è la via, mentre la porta è il numero civico comprensivo anche dell'eventuale interno, cioè quello che identifica la porta di casa fondamentalmente. Ora vediamo un attimo come funziona. Bisogna inizializzare la WebSocket con cosa? Con fondamentalmente il numero, questo numero 8080. Questo numero 8080 è un numero fisso legato a questa pagina speech HTML che ho creato io. Infatti, se io vado a digitare speech.html, ma soprattutto guardare il codice sorgente della pagina, che è questo, vedremo che qua ho creato un socket, vedete, si chiama anche questa web socket, sulla porta 8080. A questa porta è la porta che mette in comunicazione appunto le due applicazioni. E, attenzione che funziona solo se il browser e l'applicazione processing sono sullo stesso PC. Tecnicamente si può creare questa comunicazione anche se il browser funziona su un PC e processing funziona su un altro PC, ma allora dovete andare a modificare la pagina HTML, andando a specificare invece che localhost, che significa computer corrente, quindi quello su cui sono in esecuzione, dovete qua digitare l'IP, quindi l'indirizzo IP del computer su cui viene eseguito processing. Quindi uno step un po' più complicato per chi sa qualcosa di reti. Poi, l'altra cosa che viene fatta qua. Allora, vedete cron vs, che cos'è? È il cronometro che serve per verificare che siano passati almeno 60 secondi. Viene inizializzato a che cosa? A meno chrono check. Chrono check vuol dire che è il valore che è 60.000, cioè con ogni quanto devi fare la verifica. Quindi viene settato a meno 60.000. Se il valore corrente di millis meno chrono VS è maggiore di chrono check, quindi vuol dire se da quando è stato settato Chrono VS sono passati almeno 60 secondi, allora vuol dire che non ha ricevuto
Scusate. E allora lancia la funzione Open Speech Detector Link. Questa funzione qua in realtà fa questo, quindi lancia il link. Il link è memorizzato qua, vedete, Speech Detector Link è il link di questa pagina. Azzera il cronometro e vabbè, scrive qua in sotto che è stato aperto il link della pagina web. Poi qua viene calcolato quanti secondi mancano prima che venga rifatto l'apertura del link. Last speech cosa fa? Contiene la stringa, cioè il testo, l'ultimo testo letto, e non c'è nient'altro in draw. Tutta la parte di intelligenza è dentro WebSocket Server Event, che è una funzione che fa parte della libreria WebSocket. Questa funzione, che voi dovete copiare così com'è, quello che voi dovete andare a modificare è quello che c'è qua dentro, che cosa fa? Viene attivata tutte le volte che la pagina web, questa, quella che c'è qua, questa è la pagina web, scusate, nessuno non mi ha detto niente, però stavate vedendo la pagina web. Questa è la pagina web di questo, dello speech recognition. Quindi questa è la sorgente della pagina. Vedete qua in alto c'è WebSocket, questo è JavaScript. Come vedete, il nome della libreria sembra lo stesso, ma in realtà questa è la libreria scritta per JavaScript, quindi è un po' differente, però ovviamente si collega in localhost, quindi sullo stesso computer, alla porta 8080, che è la porta che apre la WebSocket, il WebSocket server dentro Processing. Dopodiché fa un po' di cose, carica soprattutto Recognition, che è questo WebKit Speech Recognition di Google. Se voi andate a cercare WebKit Speech Recognition, trovate tutta la documentazione di questo elemento, appunto. Quando lui, diciamo, sente dal microfono qualcuno che parla e dice qualcosa di compiuto, quindi non dei versi a caso, che lui può tradurre in, appunto, testo scritto, viene questo testo scritto inviato. Dov'è che lui, qua tramite questa istruzione qua viene inviata sulla socket, quindi la socket viene ricevuta dalla funzione WebSocket Server Event e la variabile MSG contiene esattamente l'ultima cosa, diciamo, tradotta, tra virgolette, interpretata dallo speech recognition, cioè dal motore di Google. Quindi quando questa funzione viene lanciata, e viene lanciata non direttamente da me, ma dalla pagina web, io mi vado a memorizzare nella variabile last speech l'ultimo messaggio che mi è arrivato, vado a stamparlo qua in fondo, fondamentalmente, vado ad azzerare il cronometro, perché vuol dire che per altri 60 secondi non devo far ripartire la pagina. Mentre la logica è questa qui. Se voglio riconoscere una parola specifica, devo fare così. Devo creare una variabile fatta in questo modo che va a verificare se il messaggio contiene la parola cercata, in questo caso mela. Se MSG, cioè il testo che mi viene inviato dalla pagina web, contiene la parola chiave mela, allora questa condizione M1 diverso da null, che vuol dire che M1 ha un valore, è verificata e quindi qua
cioè vuol dire che ha trovato la parola mela. E quindi qua voi potete fare qualcosa. Infatti, se io adesso lo faccio partire, tutte le volte che io dirò mela, lui qua in fondo scriverà queste lineette orizzontali. Proviamo. Mela. Ecco quello che vi dicevo. Stoppiamo un attimo. Quando dicevo che lui scrive tutto, anche le cose, oddio, stoppa, anche le cose intermedie, vedete, prima di mela, cosa ho letto? Ho letto mi, mail, mila, milan, mila, milan, mela. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha fondamentalmente affinato sempre di più il risultato, ma mi ha sempre stampato i risultati intermedi. Questo io volendo lo potrei togliere, perché nella pagina web esiste proprio un'opzione per togliere questa cosa, ma l'ho lasciata perché mi sembrava comunque interessante. L'opzione è questo continuous while true. Pare che sia questa l'opzione, sì. Tra l'altro ho creato anche un'altra pagina che si chiama speech2.html, dove voi potete andare, cioè ho creato, poi l'ho copia incollata da un altro esempio, voi potete andare a selezionare anche la lingua, perché di default lui lavora con la lingua italiana. Se voi volete lavorare con la lingua inglese, spagnola, quello che volete, voi qua la selezionate e poi dopo potete andare a premere il tasto destro per andare a leggere. Speech recognition. Non riconosce nulla. Speak now. Hi, how are you? Fine, thanks. Magari proviamo un attimo a lanciare. Quindi potete anche scriverlo qua tecnicamente, speech 2. Però mi sembra che non funzioni, ma... Hi, speak now, hello. Ah, no, no, funziona, funziona. It works. It works. Se volete ovviamente una cosa molto più, cioè molto differente, dovete per forza creare una pagina web e poi metterla su un web server. Vedete anche qua c'è il microfonino perché lui sta accedendo al microfono, come vi dicevo prima. Quindi dicevo che la logica va tutta messa qua. Nell'altro esempio, mela anguria, che vado ad aprire, l'esempio è tutto identico, tranne che la parte appunto WebSocket Server Event, adesso ne metto uno qua e l'altro qua, che vedete ha appunto in più tutta la parte relativa al background. Cosa viene fatto qua? Non viene in realtà settato il colore del background, perché altrimenti non riuscirei a scrivere queste cose, perché il background, per poter scrivere del testo che cambia, quindi che mi fa vedere l'ultima parola detta, che mi fa vedere il countdown per andare ad aggiornare la pagina web, è necessario cancellare il frame precedente attraverso background, per cui ho dovuto creare una variabile aggiuntiva che l'ho chiamata call background. Vedete che è l'unica variabile in più che è stata aggiunta, inizialmente pari a zero, cioè al nero. Questo call background viene assegnato a, vedete che con il cancelletto io vado a definire un colore in formato HTML,
ma in realtà potevo fare anche con, forse con color, non mi ricordo. Comunque in questo caso io ho creato il rosso, quindi quando M1 diverso da null, quindi quando, quando nella frase che mi arriva è presente la parola mela, lui disegna in rosso, quando è presente la parola anguria, imposta il colore dello sfondo a verde. Questo numero qua è un numero esadecimale, composto da composto da 6 byte. No, scusate, da 3 byte. Byte sono 8 bit, da 0255, F, esatto, sì, scusate, da 3 byte. Un byte per ogni componente cromatica. Quindi R in esadecimale, G verde in esadecimale e blu in esadecimale. Esadecimale è un numero che non va da 0 a, a 9, poi diventa 10, 11, 12. Ma quando arriva a 10, dopo l'1, 0 c'è 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Dopodiché c'è il c'è l'11. Quindi vuol dire che il numero è composto da 16 cifre invece che 10. Allora, vediamo, ho sentito un bip, vediamo, ci sono delle domande. Allora, si possono mettere delle immagini video al posto del colore? Sì, assolutamente. E se volete lo facciamo subito. Allora, quindi modifichiamo questo esempio mela rossa anguria, mela rosso anguria verde, andando a prendere due immagini. Magari le immagini le prendiamo dal web, così questo esempio dovreste avercelo tutti adesso. Dal web prendiamo due immagini, uno di una mela e uno di un'anguria, cos'altro se no? Mela, immagini. Prendiamo questa bella mela qua, anzi vediamo due immagini con una certa dimensione, strumenti, dimensione. Medie. Come si fa a fare la dimensione esatta che non mi ricordo? Dimensione esatta. Bisogna usare una parola chiave, non mi ricordo più qual è. Vediamo se è questo. Image size 2.640x480. Facile. Quindi andiamo a prendere. Mi va bene anche questa di immagine. Apriamo il link e facciamo la stessa cosa per anguria. Copia l'indirizzo link, vediamo se mi dà l'indirizzo link dell'immagine, non mi ricordo più questa cosa qua. No, mi sembra. Ok. Sì, bla 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 bla. Copia l'indirizzo dell'immagine. Ah, l'indirizzo dell'immagine in realtà era. Però meglio usare questo, secondo me. Copia l'indirizzo dell'immagine. Esatto, infatti questo, ok, questo è corretto. Quindi questa è l'anguria,
Allora, mela rossa, qua, fai, salva come, mela rossa, anguria verde, underscore, immagini. Dobbiamo ovviamente aprire due immagini. Qua mettiamo il link dell'immagine intanto, fisso che ce lo ricordiamo, e facciamo image. IMG Mela e IMG, ops, punto e virgola, IMG Anguria e ci vuole anche P image IMG. Schermo, cioè qua ci sarà la copia o di mela o di anguria da visualizzare. Ok? Poi img mela uguale a load image. Sì, ho sbagliato, questa è l'anguria. IMG Mela invece abbiamo detto che è questa. No, mi fa accedere poi un'altra. Abbiamo questa. Copia indirizzo dell'immagine. Poi facciamo img schermo uguale a img mela. Così all'inizio lui visualizza comunque la mela. Oppure niente, oppure semplice. Sì, forse più. Sì, no, è corretto. Una delle due dovrebbe visualizzare all'inizio. Sì. Quindi qua non mettiamo più background uguale a questo qua, ma mettiamo image di img schermo, immagine selezionata, 00 with 8. With the date lo mettiamo a 640x480, che è esattamente tra l'altro la risoluzione delle due immagini. E quello che cambia è che invece che andare a impostare il colore del background, andremo a mettere dentro img schermo l'immagine o della mela nel caso in cui lui dica la parola mela o dell'anguria nel caso in cui lui dica la parola anguria. Cioè lui, noi. Mela. Mela, no, non gli è piaciuto. Mela, mela, ma c'è qualcosa che ho toppato. Dunque, img schermo uguale img anguria, img schermo uguale img mela. Forse ci vuole così, punto clone. No, punto copy.
Dovrebbe essere giusta, però. Immagine mela, poi qua immagine schermo uguale a immagine mela, caso in cui dica mela e anguria, nel caso in cui dica anguria, fatemi vedere subito l'anguria, forse non riesce ad accedere alla mela, vediamo un attimo. Vabbè, a parte che sono invertiti, ho invertito io i due link, ecco. Quindi. Vediamo se adesso funziona. Anguria. Mela. 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 Non gli piace la parola mela. Anguria. Mela. Ok, direi che siamo riusciti anche ad usare le immagini. E potete usare anche i video volendo. Se al posto delle immagini ci mettiamo i video, fa la stessa cosa. Possiamo usare i file audio, possiamo tecnicamente mettere quello che vogliamo. Potremmo anche mettere, ad esempio, degli attuatori collegati ad Arduino, quindi comandare dei motorini o comandare dei componenti esterni, insomma, qualcosa di concreto, delle luci, accendere e spegnere delle luci. Piacerebbe anche, non l'ho ancora provato, però visto che c'è tutta questa domotica adesso, quindi questa tecnologia estremamente low cost, semplice da usare, vedere se ci sono delle API, quindi delle chiamate, delle funzioni molto semplici da utilizzare per andare a comandare qualche componente facile da, diciamo appunto, accessibile economicamente e facile da utilizzare al posto di Arduino, nel senso che Arduino è molto potente, secondo me rimane la prima scelta per quello che riguarda l'interfacciamento con il mondo reale, quindi usare l'elettronica per andare a comandare oggetti, luci, leggere soprattutto sensori, eccetera, eccetera. Però magari in casa noi abbiamo lampadine che possono essere facilmente accese e spente, senza andare a collegarci, a battere le, comprare altre cose, eccetera, eccetera. Quindi per sfruttare fondamentalmente un po' anche la tecnologia che potremo trovarci di fianco, che magari già usiamo con un'interfaccia prestabilita, creata da il costruttore, ma che magari può essere programmata anche da noi in maniera personalizzata. Ovviamente è da verificare questa cosa, la sua fattibilità, sicuramente è fattibile, per fattibilità intendo che sia facilmente fattibile. Tanto il conoscitore di testo continua ad andare avanti all'infinito. Allora, avete visto un po' di esempi e di esercizi fatti con il rilevamento del microfono, l'utilizzo del microfono per riconoscere il testo e come utilizzare poi questi due input per andare a creare una micro interazione, fondamentalmente, usando una semplice soglia o un riconoscimento, appunto, in questo caso di una parola, di un certo tipo. Avete qualche domanda? Volete che ritorni su qualche esercizio che ho fatto oggi pomeriggio o anche su cose che ho fatto nelle lezioni precedenti?
Pomeriggio siete sempre di meno, immagino che sia un po' impegnativo una giornata intera di lezione. Poi vabbè, alcuni magari avranno altre cose, altri corsi. Il setup dell'ultimo esercizio, sì. Dentro il setup vado a caricare le due immagini. Io qua ho inserito queste due immagini qua, ma puoi mettere quelle che vuoi, ovviamente, le ho prese dal web, come hai visto. Devi mettere qua un indirizzo web. Se vuoi mettere un indirizzo web, devi mettere un indirizzo che abbia come parola finale l'immagine vera e propria, perché a volte Chrome, soprattutto quando fai la ricerca come l'ho fatta io, quindi vai a cercare l'immagine da Google Immagini, a volte lui ti dà un link, se lo fai direttamente da Google Immagini, che è un link di Google, per cui se tu lo metti qua dentro, poi lui non riesce a caricare l'immagine, perché solo da dentro magari Chrome riesce a farlo. E, per cui devi fondamentalmente arrivare a un URL, appunto, che abbia il nome dell'immagine alla fine. Quindi ho caricato l'immagine della mela dentro la variabile img_mela di tipo pimage, l'immagine dell'anguria dentro l'immagine img_anguria e poi ho eguagliato l'immagine schermo a una delle due. Sono partito per scelta mia con l'immagine della mela, ma in realtà avrei potuto metterci anche l'altra. Questo perché alternativamente avrei dovuto usare una variabile invece che fatta in questo modo, una variabile che mi dicesse qual è l'ultimo selezionato, l'ultimo frutto selezionato, che anche quella ovviamente andava bene, quindi una variabile che poteva essere un numero, quindi 0 la mela, 1 l'anguria, e qua dentro draw, invece che disegnare sempre la stessa identica immagine, andavo a controllare il valore eventuale della variabile, se era 0 disegnavo l'immagine della mela, se era 1 disegnavo l'immagine dell'anguria. Però fatto in questo modo, diciamo che si semplifica il codice. Ovviamente la parte invece qua sopra è identica, scusate, no, questa l'ho modificata e l'ho un po' ingrandita, però le due righe sono identiche all'esercizio mela rosso, anguria verde, e poi quello che è cambiato è che dentro WebSocket Event ho eguagliato immagine schermo, quindi l'immagine da visualizzare a immagine mela, nel caso in cui lui abbia trovato la parola mela, oppure a immagine anguria, nel caso lui abbia trovato la parola anguria. E anche il resto, invece, è identico all'esempio precedente. Ok, allora adesso volevo chiedervi se per caso voi avete già iniziato a pensare a un possibile progetto. Vi ricordo che quest'anno vorrei che il tema dei progetti fosse legato appunto all'isolamento o comunque a questa strana situazione che stiamo vivendo in maniera del tutto eccezionale. Quindi, perché non farne appunto uno spunto per creare dei progetti? Perché quello che viene, diciamo, dal nostro vissuto solitamente ha uno spessore superiore. E, per cui, se avete già qualche idea che volete iniziare a raccontarmi per capire se è fattibile, se non è fattibile, mi scrivete che appunto facciamo una sessione uno a uno una sessione video uno a uno, insomma, in cui appunto così vi vedo anche che non vi vedo mai, non mi dispiacerebbe. E altrimenti, se ancora, cioè ancora in realtà, poi abbiamo fatto
cinque lezioni, vi invito a iniziare a pensarci. Quindi iniziare a pensare cosa, a una possibile idea di installazione, anche magari basandovi sulle installazioni che avete visto la prima lezione e che trovate comunque. Vediamo se riesco. E che trovate qua nel link esempi di installazione video che vi ho condiviso sullo spazio Classroom. Qua ci sono appunto alcune degli esempi che abbiamo visto, anzi, ci sono tutte quelle che abbiamo visto il primo giorno di lezione, più altre. Sono esempi di installazioni interattive che eventualmente vi invito a riguardare, anche perché ce ne sono delle altre, magari. Che potremmo comunque continuare ad esplorare effettivamente perché sono sempre di ispirazione guardare il lavoro degli altri e per iniziare a capire che cosa fare voi per il progetto. Vi ricordo che l'interazione che voi dovete inserire all'interno del progetto deve essere di tipo naturale, cioè vuol dire che deve essere basata o sui movimenti del corpo, che saranno catturati con una webcam o una Kinect o del sensore, adesso vedremo, o appunto i suoni, come abbiamo visto oggi, per rilevare il volume, quello che viene detto, eccetera, eccetera. L'interazione con oggetti, però oggetti di tipo reale, quindi non tastiere mouse, quindi non oggetti che siano riconducibili a un'interfaccia classica di tipo informatico, appunto. Quindi mouse, tastiere, trackball, ma mi aspetto magari oggetti fisici, quindi io raccolgo un mestolo di legno che apparentemente dovrebbe essere un oggetto che non ha una sua natura elettronica. E succede qualcosa, non so, mi viene visualizzato un video sul lavoro, diciamo, nei campi dell'inizio del secolo scorso, dico così, sparando a caso. Quindi un qualcosa di questo tipo, con l'effetto mirror all'infinito. Quindi se c'è qualcuno che ha già iniziato a pensare. E ci sentiamo anche proprio oggi, magari così iniziamo, me l'iniziate a raccontare, vi dico se l'idea si può fare durante questo corso, perché avete magari avrete gli strumenti software a disposizione, se è fattibile, eccetera, eccetera. Vi ricordo che potete farla anche in gruppo, ovviamente essendo a distanza diventa magari un po' meno facile, ma immagino che voi ormai siete allenati a lavorare insomma, a distanza tra di voi, anche passandovi file, eccetera, eccetera. Poi adesso che con G Suite tecnicamente dovreste avere anche uno spazio di lavoro, credo forse addirittura illimitato con l'account, no, forse nella cartella condivisa, adesso non mi ricordo, vediamo. Drive condivisi. Ah, posso creare uno spazio comune in cui collaborare con il tuo team. Forse Drive condivisi. Quando accedete a Classroom, vi dà un limite sui gigabyte che potete caricare. Ragazzi. Non abbiamo limiti.
C'è sicuramente un limite in quello personale, però secondo me quello di Classroom dovrebbero essere o giga illimitati o comunque un numero estremamente alto, quindi anche per condividersi, anche per i file di progetto, come dicevo l'altra volta, usiamo sicuramente questo spazio qua in un qualche modo. O creo io un drive condiviso per tutti, oppure in realtà voi mi condividete appunto la cartella del vostro in cui ci sarà il progetto, in modo tale che io possa accedervi e guardarlo. Poi, vi chiedo in realtà, per fare queste sessioni uno a uno useremo il software Zoom, perché mi sembra molto più efficiente di questo Meet. Molto più immediato, per cui ci sentiamo, insomma, mi contattate o su Telegram o in mail, oppure qua durante la lezione, e poi dopo ci creiamo una sessione privata. Mi piacerebbe comunque in realtà fare molto più avanti, quando ognuno avrà la sua idea, una mezza giornata di presentazione dei progetti, cioè che vuol dire che voi in realtà presentate l'idea, non tanto il risultato finale, perché il risultato finale sarà se ce la fate in sede di esame a giugno, insomma è una cosa un po' più lunga, però intanto comunque confrontare anche le idee di tutti, secondo me, può essere interessante, insomma è stimolante anche per gli altri studenti. Va bene, io direi che facciamo qualche altro esercizio. Allora, sì, metterò la registrazione di questa lezione sempre sul canale, così come nelle altre di fianco alle slide. Per semplicità le carico su YouTube. Allora, sì, lo facciamo il pomeriggio. Allora, per le presentazioni uno a uno, le facciamo al pomeriggio. Per l'organizzazione, ecco, avete delle proposte per evitare assembramenti nel senso di code? È vero che poi qua le code sono gestite in modo differente, però come possiamo fare una lista intelligente? Qua sul web. Dunque, facciamo un calendario. Un documento su Classroom. Allora, faccio così, magari preparo un foglio Excel tipo diviso in slot da 15 minuti, in modo tale che 15 minuti però diventano un po' pochi e soprattutto se poi della gente non si presenta rimangono degli slot vuoti. Magari facciamo così, faccio il foglio condiviso e chiedo a voi di mettere almeno due preferenze di slot, in modo tale che fornite
Fondamentalmente, se poi, ad esempio, uno non si presenta, c'è sempre la seconda scelta, oppure se si va veloce, insomma, si riesce a finire prima. Quindi sì, adesso creo un bel file palettone Excel che vi giro, in cui vi do i diritti di scrittura e ognuno mette il suo nome e cognome, oppure scrive se è un gruppo anche, con magari il nome degli altri componenti, e poi si prenota. E comunque sì, facciamo il pomeriggio sicuramente, perché la mattina di solito continuo con andare avanti con la parte di teoria, e il pomeriggio appunto facciamo sia il laboratorio che questa parte qua 1-1. Magari facciamo un po' meno esercizi e a seconda di quanta gente c'è. Va bene. Dunque, avete qualche richiesta per gli esercizi invece? Vi piacerebbe vedere qualcosa di particolare? Perché altrimenti, invece degli esercizi, se non avete determinate richieste, completerei la giornata di oggi vedendo alcuni esempi di installazione che non abbiamo finito di vedere la prima lezione. Però prima farei 10 minuti di pausa, perché ormai sono 2 orette che siamo qua, quindi. Quindi facciamo 10 minuti di pausa. Se avete appunto delle richieste qua e altri esercizi che volete vedere, magari vorreste fare oggi o anche la prossima volta, insomma, me lo scrivete e dopo magari vediamo, altrimenti qualche altro esempio, così, visto che nessuno ha ancora pensato al progetto, magari. Insomma, li vediamo insieme, li commentiamo da un punto di vista anche tecnico per capire cosa hanno usato e cosa non, in modo tale da eventualmente prendere spunto. Quindi torno qua fra 10 minuti circa.
Bene, bene, bene. Allora, cosa vediamo insieme? Non c'entra niente, queste sono le librerie che ho installato io. Tu volevo prendere questo. Lo zoom di questa pagina. Ok. Una cosa che mi piacerebbe farvi vedere, c'è ancora qualcuno dall'altra parte? Intanto chiedo. Ok, qualcuno c'è, va bene. No, perché non so mai poi se c'è qualcuno veramente collegato dall'altra parte oppure se in realtà c'è solo il PC acceso. Allora, nel foglio Excel dove ci sono le installazioni che vi ho condiviso, ho messo una colonna con scritto tecnologia. Intanto è un foglio in divenire questo in cui tutte le informazioni le ho messe io. In alcune ho scritto array. Che cos'è array? Praticamente, apriamo intanto ad esempio questa breakfast. Anzi, scusate, apriamone una un po' più semplice, tipo queste qua di Daniel Rodin, che vi avevo già fatto vedere. Vedete, lo dice proprio, l'ha scritto in sovrappressione, ogni troll, ogni pupazzetto in questo caso è come se fosse un pixel. La sua rotazione determina il suo colore. Infatti vedete che da una parte ce n'è uno blu, dall'altra parte ce n'è uno viola e a seconda di come è ruotato è completamente blu, è completamente viola oppure un mix dei due a seconda della sua inclinazione. E quindi è come se riuscisse fondamentalmente a creare un effetto che è come se fosse uno schermo, ovviamente a bassa definizione, uno schermo monocromatico, e come vedete in questo caso anche qua, questi sono dei pinguini invece che ruotano. Però tutte queste serie che stiamo vedendo adesso, dove ho scritto array, sono fatte in maniera simile. Quindi c'è un elemento che si muove, che viene spostato, che viene illuminato, ma soprattutto che si muove, collegato poi fisicamente a un pixel e la cui diciamo, movimentazione determina il colore di quel pixel, o viceversa, cioè il colore di quel pixel determina la movimentazione del singolo elemento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che creando un circuito, perché questo è fatto attraverso ovviamente un Arduino, quindi comunque una serie di circuiti, perché sono tanti elementi, questi qua saranno, come vedete, almeno un centinaio, ma molto di più probabilmente, perché se contiamo i pinguini qua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, saranno anche 200 forse quelli che vediamo qua.
Quindi ci vorrebbe, no, un Arduino riesce a controllare al massimo un certo numero di elementi. Comunque, guardate che abbasso un po' l'audio così. Ok. E, tanto la musica non era fondamentale qui. Cosa vuol dire? Che se noi riusciamo a creare un circuito per controllare un certo numero di oggetti esterni, tipo una matrice anche solo 3x3, dopo farla diventare una matrice 300x300, è una questione solamente di numeri, cioè di quanti Arduino abbiamo a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi, tecnicamente, sono installazioni alla nostra portata. Si tratta solo di creare l'elemento base che fa questo tipo di operazione, per poi dopo andarlo fondamentalmente a replicare. Vedete, anche in questo caso è similare. Qua invece viene, oddio, non mi ricordo più cosa viene utilizzato, è un cilindro che ruota forse, bianco e nero. Vediamo se fanno vedere il particolare, perché qua a bassissima risoluzione non si vede. Dei pompon di spugna. Che vengono ruotati. Ok, comunque sempre è sempre similare la tipologia. E se andiamo a vedere gli altri in cui vi ho scritto array, anche questi sono abbastanza similari, tipo, ok, qua è sempre lo stesso autore, quindi secondo me sono simili. Poi c'è questo dove qua in realtà è un insieme, aspettate che abbasso il volume, questo è un insieme tra appunto questa cosa che ho appena detto e anche il videomapping. Però ci sono sempre dei elementi che vengono movimentati, un array di elementi che viene movimentata. E in questo caso però il colore non è dato dall'elemento stesso che ruota, ma dal videomapping. Quindi qua in realtà c'è una variabile in più di complicanza. Diciamo che fondamentalmente qua ci sono dei servomotori, così come nei pinguini o che vengono ruotati di 90, cioè da 0 a 180 gradi, perché fondamentalmente è quello che per cui ruotano, quindi non ruotano costantemente a 360 gradi, ma ruotano solo, forse questi addirittura a 0,90 gradi. Vediamo gli altri esempi in cui ho scritto array. C'era questo qua, questo qua era quello della pioggia, dove fondamentalmente si faceva piovere solamente in una zona specifica del, adesso qua ovviamente è un'installazione particolarmente impegnativa, comunque si fa piovere solamente in un certo settore dell'array. Quindi comunque sia c'è da controllare un array di dispositivi, in questo caso non sono dei servomotori che ruotano, ma sono delle pompe che vengono accese e spente, in funzione di dove si trova comunque la persona. Poi ci sono, vediamo, questo wavelet, non mi ricordo più, vediamo.
Ah, ok, sì, questo è similare, ma un po' molto più complicato. Sì, questo usa dei LED fondamentalmente, una serie grandissima di LED, e quindi fa uno schermo sfruttando queste lampade multicromatiche, però in un numero esagerato, perché qua ce ne sono, come vedete, centinaia. Quindi una volta che noi riusciamo a mettere insieme, a creare un array con questi dispositivi, il cui singolo elemento in realtà, cioè sono tutti singoli elementi identici uno all'altro, ma che vengono comandati in maniera univoca, quindi io accedo come al singolo pixel, al singolo elemento, gli dico mettiti in questo stato, in questa posizione. Tecnicamente, dopo allargare il numero di elementi è solo una questione di mezzi a disposizione, quindi numero di Arduino, numero di componenti, eccetera, eccetera. Questa è un'altra cosa, anche se molto più complicata. Qua abbiamo fondamentalmente questi specchi. In verticale in questo caso, queste sono colonne, ognuna delle quali è composta da una quindicina di parallelepipedi che possono ruotare di 90 gradi, e ci sono appunto una ventina di colonne affiancate, appaiate. Ognuna delle quali, come vedete, si comporta appunto come se fosse un pixel. Ovviamente il movimento in questo caso è differente, magari, rispetto ai pinguini che abbiamo visto precedentemente, però la metodologia di funzionamento è molto simile, quindi vengono comunque gestiti ogni singolo elemento allo stesso modo. Ma la regia globale è decisa fondamentalmente da un tutt'uno che può essere, diciamo, assimilato, ad esempio, all'equivalente di un'immagine. Ah, vediamo anche il making of, che è interessante. Questo non l'avevo ancora visto. Vedete, qua loro hanno realizzato un componente custom. Ah, vabbè, qua addirittura con i contatti slittanti hanno fatto per una cosa che può girare all'infinito. Sì, ovviamente, qua si tratta di qualcosa anche di estremamente costoso. Anche perché ce ne sono una marea. Interessante questo making of. Magari lo mettiamo qua negli approfondimenti. Poi, altra cosa dove c'è la parola array, vediamo se l'ho messa, se ce n'è ancora qualcos'altro, forse no. No, comunque per dire che stavo pensando insieme al professor Suffritti, sempre del corso di sistemi interattivi, ma quello sdoppiato, di capire se riuscivamo a creare un laboratorio per fare l'elemento singolo 3x3. 10x10
generico da potervi dare per poi dopo eventualmente ognuno potesse fare qualcosa di simile, quindi realizzare un'installazione sulla falsa riga di queste che abbiamo visto. Allora, oggi volevo farvi vedere anche allora, qualcosa legato a un argomento che vedremo alla fine, nel senso che diciamo, l'applicazione delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale nel mondo artistico iniziano a esserci, però sono, diciamo, ancora un po' complicati da utilizzare. Ed è per quello che le faremo verso la fine, perché si fa fatica ad utilizzarle per fare il progetto del corso, per cui è l'ultima cosa fondamentalmente che vi spiegherò. Diciamo che sono a un livello avanzato. E, ad esempio, questo è uno dei primi esempi in assoluto che è stato fatto, cioè è stato applicato all'arte, e cioè è quello di creare, diciamo, a partire da un quadro famoso, e da una foto invece che non c'entra niente, cioè una foto qualsiasi, modificare la foto con diciamo lo stile di quello specifico quadro per farlo apparire come se fosse stato, diciamo, dipinto quel panorama da quel medesimo artista. E questo si chiama style transfer, quindi trasferimento di stile. È necessario addestrare una rete neurale per fare questo. La rete deve essere addestrata per imparare quello specifico quadro. A quel punto noi gli diamo una qualsiasi immagine e lui appunto applica quello che ha imparato per fare questa cosa. Allora, il tempo in realtà è trascurabile, il tempo per applicare questa tecnologia può essere fatta anche su un live video. E dipende magari anche dal PC a volte, ovviamente. Più il PC, diciamo che comunque anche un PC non potentissimo riesce a fare almeno un'immagine al secondo. Poi se hai un PC decente, ne fa qualcuna, eccetera, eccetera, insomma. Ecco. E, esiste anche, adesso vi faccio vedere, un servizio online per caricare le proprie immagini e fare applicare questa cosa qua proprio. Appunto si chiama Style Transfer, e vedremo dunque, aspettate che mi state chiedendo un po' di cose. Allora, quanto pesa a livello di vita delle componenti, cioè cosa vuol dire? Vedete, ad esempio, questo è fatto live. Ovviamente, magari questo è un filmato elaborato, quindi fatto in post-processing, non in tempo reale. Ma è una domanda mal posta, nel senso che se tu, anche se un PC non lo usi, usura. Quindi, perché mi chiede il vostro collega se fare queste cose usura il PC. Allora, l'addestramento intanto è fatto comunque a partire da immagini, e solitamente, anzi, quello che noi vedremo alla fine del corso non sarà l'addestramento, ma sarà solo l'utilizzo ma sarà solo l'utilizzo di reti neurali, quindi fare un'inferenza. L'addestramento sicuramente usa diciamo, a seconda della rete neurale, ha una
ha, diciamo, un carico sulla GPU pari al rendering video. Se questa è la domanda. Poi, se in realtà hai una macchina fatta bene, non è vero che friggi il PC. Se però hai una macchina, ad esempio un portatile, e lo spingi al massimo e non è raffreddato correttamente, allora magari lo fai andare su temperature tale per cui, non essendo raffreddato correttamente, non riesce ad andare, e quindi magari è per quello che puoi friggere la macchina, come dici tu. Ma in realtà, se tu crei un PC, solitamente un fisso si fa, in cui è raffreddato correttamente in modo tale da poter gestire il flusso d'aria, quindi il carico di lavoro, o comunque la temperatura, ad esempio, delle componenti è mantenuta sempre sotto una determinata soglia, tale per cui il raffreddamento che si applica è compatibile, allora non è usurante quanto usare la macchina. Anche perché ci sono proprio dei PC fatti apposta per fare addestramento, e non sono PC che durano un mese, sono PC che altrimenti costerebbe un'enormità fare questo tipo di operazioni. Noi abbiamo un PC per fare addestramento in ufficio, però è un PC che fa solo quello e lo fa anche per un mese di fila. Dentro abbiamo due schede video, tra l'altro due 1080 Ti, che vanno all'unisono e scaldano un bel po', però è raffreddato bene e quindi riesce a gestirlo correttamente il calore. Vediamo, dovrebbe essere questo il sito, deepart.io. Esatto. Io posso andare qua su, quindi deepart.io, caricare una foto, ad esempio carichiamo un'immagine. Tra quelle che abbiamo utilizzato, media, abbiamo qua. Abbiamo i tulipani, vai. Tulipani, immagine di Windows di default, molto banale. E noi possiamo applicare uno qualsiasi di questi stili qua. Ad esempio, applichiamo questo. Ah, qua mi dice di mettere l'email, vabbè, mettiamola. Forse me lo manda per mail, mi sembrava diverso. Ok, qua in realtà perché vogliono che uno compri. Vi faccio vedere l'esempio che vi spiegherò a fine lezione. Allora, devo fare solo una modifica alla libreria e andare a prendere questo. Lo spostarlo qua, prendere questo, spostarlo dentro libraries, ok, bene. Ora posso tornare qua.
Dunque, aspettate che non lo trovo, eh. Sono gli esempi. Trovo più un attimo, eh? Allora, andiamo a vedere un attimo qua. Un attimo perché non trovo più gli esempi, adesso magari mi disegno per farveli vedere la prossima volta al limite. E ci sono un po' di esempi che ho creato per lavorare con appunto le reti neurali in processing, che esiste una libreria fatta per Java per usare le reti neurali. Quindi ho implementato alcuni esempi che ne utilizzano, tra cui appunto anche lo style transfer. Però adesso non trovo gli esercizi, forse se li ho sull'altro PC. Effettivamente qua non li trovo, quindi... Pareva ci fosse un'altra cartella. Ok.
Allora, gli esempi che ho fatto io sono tutti in Java. Diciamo che in generale Python, se volete lavorare con le reti neurali, è la scelta più opportuna, perché a livello di ricerca è quasi tutto fatto in Python. Però stiamo parlando di un altro livello, nel senso che comunque c'è un altro livello di programmazione. Cioè, le reti neurali in sé sono comunque un aspetto estremamente complicato, cioè bisogna puntare la programmazione al 100%. Quindi non è semplicemente faccio dei test in Python, anche perché Python come linguaggio di programmazione è molto meno user-friendly di processing, appunto. Però gli esempi invece che ho fatto io sono esempi che possono, cioè che lavorano in processing e quindi che vi mettono a disposizione, potete utilizzare tutte le cose che abbiamo visto e avendo in più questi esempi qua, quindi l'accesso a queste funzionalità, chiamiamole. Devo vedere se è arrivata l'immagine di quel sito, ma non lo vedo. Quindi forse non è ancora arrivata. Vabbè. Ok. Un'altra cosa che volevo far vedere, interessante, legata alle reti neurali, è questa. Questa è un'esposizione fatta alla Tate di Londra. Che riguarda, si chiama Recognition. È un progetto del 2016, sì, esatto. Ed è un programma di intelligenza artificiale in cui sono state caricate tutte le opere, o comunque alcune opere del Tate, e sono state caricate, diciamo, immagini casuali e reali, e diciamo dall'immagine casuale è stata associata un'opera della Tate che, secondo l'intelligenza artificiale, avesse una similarità. E il risultato è questo, fondamentalmente. Vedete qua, sono stati individuati 7200 match tra le opere d'arte inglesi della Tate, della collezione Tate, e le immagini dei giornali o dei telegiornali messe a disposizione da Reuters. E poi qua hanno raccolto quelle più significative, fondamentalmente. Ed è interessante, diciamo, anche capire come, cioè capire, scusate, è interessante osservare un algoritmo che abbia, diciamo, fatto una scelta per mettere insieme queste immagini che effettivamente hanno un loro senso e una loro estetica comunque vicine. Questo lavoro era stato poi esposto realmente alla Tate, credo, quindi fosse possibile anche vederlo, ovviamente in un periodo limitato, e poi adesso rimane comunque visibile online. Guardate, anche qua, veramente interessante. Poi dopo qua c'è la descrizione ovviamente delle due immagini, cosa rappresentano.
se ve lo volete andare a, diciamo, volete andare a vederlo, basta andare sul link alla riga 8, Tate Exposition. Il link è recognition.tate.org.uk. Secondo me è interessante. Interessante per quello che è diciamo, quanto possa l'intelligenza artificiale effettivamente entrare nell'ambito artistico. Diciamo che c'è un po' questa diatriba tra quelli un po' più conservatori. Gli artisti un po' più conservatori, quelli in realtà invece più all'avanguardia, c'è il fatto che effettivamente un algoritmo che è stato magari programmato da una persona, ma che in realtà lavora senza una reale vena artistica, possa effettivamente creare qualcosa o meno di artistico. Ma questo diciamo che non fa parte di questo corso. A me interessa solamente farvi vedere la tecnologia a disposizione, l'associazione in questo caso con appunto l'arte. Come ho già detto, noi vedremo alcune tecnologie, alcune reti neurali alla fine del corso, quindi proprio come ultima lezione teorica. Proprio perché è una delle più avanzate. Gli esempi che vi farò sono esempi fondamentalmente out of the box, quindi vuol dire che voi li aprite e funzionano per quel caso specifico, e utilizzando delle reti neurali già addestrate, ovviamente. Perché il processo di addestramento di una rete è un processo molto lungo che necessita di un'enormità di dati, e non è un processo, diciamo, che viene fatto solitamente, tra l'altro, su un PC normale, ma viene fatto su un PC, soprattutto quando si parla di immagini, scusate, che appunto, parlando di immagini, il dato da lavorare è grosso, è impegnativo, quindi già quando ad esempio facciamo compressione video, stiamo elaborando le immagini, ma stiamo facendo una compressione per ogni immagine. Pensate che quando addestriamo una rete, ad esempio per classificare micini da cagnolini, diciamo che una rete neurale ha bisogno almeno di qualche migliaio di immagini di gattini e qualche migliaio di immagini di cani. Tutte queste devono essere, diciamo, elaborate dal sistema, diciamo, un certo numero di volte che può essere qualche decina, qualche centinaia o qualche migliaia di volte. Tutte queste immagini. Per cui immaginate il numero di calcoli che devono essere fatti per arrivare a un risultato di, come dire, di affidabilità della classificazione. Bene, allora io per oggi mi fermo qua. Adesso, dopo la lezione, vi manderò il modulo per fare gli incontri uno a uno già dalla settimana prossima, al pomeriggio. Quindi già da mercoledì 22, in modo tale che voi vi possiate prenotare. Adesso proviamo così e poi dopo vediamo come va. Se poi siete in troppi, che non c'è spazio, proviamo a fare una cosa diversa. Magari una cosa di gruppo, a gruppi, tutti quanti che parlano cioè su questo canale qua, ad esempio, e così via. Va bene. Allora, adesso interrompo la registrazione e vi saluto. Ok, allora arrivederci e se avete altre domande sulla lezione di oggi, potete. Allora, questa chat qua ovviamente adesso si interrompe perché interrompo la sessione, però potete mandarmele
o tramite Classroom, immagino, perché immagino che mi potete contattare tramite Classroom, comunque sicuramente tramite email che trovate in tutte le mie slide, oppure tramite il canale Telegram, la chat, scusate, del canale Telegram. Arrivederci.